Buonasera amici, questa sera faremo il pesto alla genovese, diciamo, perché abbiamo comprato questo qua, questo mortaio in marmo di Carrara. Cosa ci occorre per fare il nostro pesto alla genovese? Ecco, rispettando più possibile la tradizione di Genova. Allora, cosa abbiamo bisogno? Intanto abbiamo bisogno dell'olio extravergine di oliva. Poi abbiamo bisogno del, questo qua è un pecorino romano, non avevo quello sardo, del parmigiano reggiano, del sale grosso, questo è sale grosso di Sicilia, dell'aglio, io sto mettendo dell'aglio di Nubia, sempre della Sicilia, e dei pinoli. Questi sono gli elementi che ci occorrono per fare il pesto fatto nel mortaio. Ci vediamo. Bene, eccoci qua. Abbiamo bisogno anche del nostro basilico bello fresco. Allora, prima di tutto iniziamo con cominciare a pestare un po' di pinoli e lo spicchio d'aglio. Andiamo a schiacciare. Dobbiamo schiacciare prima i nostri pinoli con l'aglio. Dobbiamo fare questa sorta di impasto. Ci vediamo. Dopo aver fatto questo lavoro, andiamo a buttare, cominciamo a mettere il nostro basilico. Aggiungiamo un po' di sale grosso, così cominciamo così. E facciamo questa sorta di movimento qui. Appena lo raccolgo tutto ci vediamo dopo. Fate questo movimento con il vostro mortaio. Lo dobbiamo portare proprio per lo fine fine. Ci vediamo dopo, quando siete a questi livelli qua, già quasi che cominciamo, mettiamo un po' di formaggio. Mettiamo un po' di parmigiano. Andiamo a finire con un goccino di olio extravergine di oliva. E il nostro pesto adesso lo andiamo a finire, diciamo. Bene, ci vediamo dopo. Eccolo qua, signori, il nostro pesto è quasi pronto. Certo, col frullatore a 5 minuti già avete finito. Però, eccolo qua. Chi è che lo fa con il frullatore? Esatto, noi abbiamo opzionato di farlo con un mortaio e ci vediamo per la prova dell'assaggio. Eccolo qua, vedete? Dobbiamo cambiare adesso il movimento.
nostro pesto di basilico quasi pronto. Adesso andiamo ad assaggiarlo. Ciao, eccoci qua signori, il nostro pesto è stato fatto, adesso faremo la prova dell'assaggio, eh? Sarà buono o non sarà buono? Adesso com'è? È perfetto signori, ci vediamo alla prossima ricetta, ciao!